Mister, che effetto fa tornare a Genova per una causa così importante? L'effetto è bellissimo perché poi io sono molto legato a Stefano Borgonovo perché è stato mio compagno di squadra quando era giovane. Ho contatti con lui da quando ho saputo che è stato male, quindi l'anno scorso. Però la cosa secondo me che mi ha colpito è la risposta che ha dato la tifoseria, sia quella genovana che quella sampdoriana. Questa sera ci sono più di 20.000 persone, quindi questa è la cosa più importante secondo me. È una malattia questa che colpisce tra gli altri tanti calciatori, serviranno ancora altri sforzi per cercare di incentivare la ricerca. Beh, assolutamente sì, anche perché poi non si sa da cosa derivi, quindi sembra che abbiano trovato qualcosa nella sperimentazione che possa aiutare quantomeno all'inizio. Questo merito anche di quello che è successo ultimamente, perché i fondi in Italia è sempre così e quindi vengono raccolti in questo modo e fortunatamente gli sportivi italiani sono tutti, sotto questo profilo, delle persone eccezionali. Passando all'aspetto calcistico, lei allenerà la Samp e là davanti come pensa di farli giocare? Ah, i giocatori sono quelli, quindi sarà bello vedere Mancini e Cassano, bello, perché sono due grandi giocatori, uno un po' meno giovane magari e magari un po' più statico. E l'altro di grande qualità. Ma io spero che sia uno spettacolo veramente godibile da parte dei tifosi, perché poi deve essere anche una festa sotto tutti i profili, anche tecnica. Siccome tutti i giocatori di grande qualità partecipano questa sera, anche se c'è qualcuno di un'età un po' magari avanzata, però penso che il pubblico si divertirà. Parlavamo di Cassano, come vede l'esclusione dalla nazionale? Stai parlando con un allenatore, sai, noi quando decidiamo le cose i motivi ci sono sempre, non è che poi andiamo a dirli, e ognuno ha i propri. Tanto ogni italiano farebbe la propria formazione in modo diverso. Quindi se Lipi ha deciso così, vuol dire che per lui in questo momento va bene così. Nazionale però ci sono giocatori della Samp come Palombo, Pazzini, questa Samp si sta ritirando su dopo un periodo di appannamento. Ma quest'anno è stato un inizio tribolato, ma però sai, la UEFA Coppa Italia, campionato con un organico che è un organico per fare un campionato buono in Serie A, e sai, è stato un esperimento anche di quelli che poi qualcosa paghi e hanno pagato. Però parlavo prima con Marotta, questa è una realtà, in questo momento ci sono tantissimi giovani, quindi la società ha improntato anche la cosa sul futuro e penso che sia l'unica strada, ma anche il Genoa sta facendo la stessa cosa e penso che siano da esempio per il calcio italiano. Luca, rimettersi scarpini e piedi e la maglia della Sampdoria è sempre bello, poi farlo per un evento così forse ancora di più. Beh, è sicuramente emozionante, emozionante alla massima potenza perché comunque si torna, diciamo, per 90 minuti o quelli che saranno indietro nel tempo. A maggior ragione di fronte a una causa come questa legata alla stronza, per cui in memoria e a favore di coloro che non sono stati fortunati come noi. Il derby comunque, il pubblico ha risposto molto bene, lo stadio sarà comunque colorato a festa. Ma sulla risposta del pubblico genovese non avevo minimo dubbi perché è sempre molto sensibile a iniziative di questo tipo e penso che poi la vera vittoria sia questa comunque, al di là di come andrà la partita è la vittoria di questi 20 e passa mila spettatori che verranno al Ferraris. Dovrai tanti compagni del passato, ma giocherai anche con qualcuno del presente. Che effetto fa? Beh, fa piacere perché beh, intanto per quanto riguarda noi, tra virgolette, vecchi, rivedersi è sintomo che perlomeno noi stiamo bene. E con quelli del presente, beh, indubbiamente è un qualcosa di atipico perché sicuramente ci sarà una diversità di velocità che
che si evince anche nelle partite che a volte fanno vedere adesso su quel canale ESPN, a differenza di quelle attuali, dove praticamente c'è veramente un ritmo totalmente diverso. Il capitano chi lo farà? Non è mai stato un problema per me e non lo sarà tanto meno oggi. Tu segui la Samp quotidianamente, si può dire, che effetto, cioè che sta attraversando finalmente un momento di buono, diciamo, dopo essere partita a scartamento ridotto. Sì, quotidianamente no, però settimanalmente sì. Beh, penso che probabilmente ha pagato una metà di campionato dove probabilmente non era allestita per essere competitiva su tre fronti, dove comunque gli infortuni hanno inficiato non poco il suo rendimento della squadra, anche perché poi alla fine giocavano sempre gli stessi, quei pochi che stavano bene. E adesso che comunque si è un po' più diciamo, normalizzato la settimana, si stanno vedendo i risultati. Cioè, proprio adesso parlavo adesso con San Marco e mi sembra che stia tornando il San Marco dell'anno scorso. E secondo me l'anno scorso forse non tanto l'avvicendamento Palombo-Volpi, ma quanto il rendimento di Franceschini e San Marco è stata una... La nota positiva è stata sicuramente note confortanti e coloro che hanno dato quel quid in più al rendimento di tutta la squadra. Adesso, ripeto, secondo me stanno trovando la migliore condizione e questo fa ben sperare in un buon finale di campionato, ma soprattutto secondo me per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia, perché comunque giocare contro l'Inter, una squadra che già in passato ha comunque recuperato 3 gol a partita in corso, a maggior ragione avendo 90 minuti a disposizione non è una partita facile, per cui ci vorrà sicuramente una Samp al top sotto ogni profilo e in ogni proprio elemento. Con quella coppa là davanti di solito si parte sempre da 1-0, potrebbe essere un vantaggio? Sicuramente piuttosto che andare a San Siro per difendersi sarà più importante andare a San Siro per fare un gol. Dal punto di vista morale dovrebbe tagliare le gambe. È sicuramente uno stato di grazia quello dei due giocatori blucerchiati davanti, confortante. A me sembra che comunque dall'avvento con l'arrivo di Pazzini, al di là del fatto che realizzi caterve di gol e che abbia sicuramente un rendimento importante, mi sembra rivitalizzato e mi sembra che abbia ritrovato l'entusiasmo di giocare Cassano stesso. Cioè, con l'arrivo di Pazzini viene, secondo me, finalizzato tutta l'enorme mole di lavoro che Cassano ha sempre svolto dall'inizio di stagione ad oggi. Per cui, secondo me, potrebbe essere proprio un leitmotiv quello di andare a San Siro, soprattutto per fare il gol, più che evitare di prenderne.